Pasqua col sorriso, nonostante le disposizioni anticoronavirus, a Torre di Santa Maria in Valmalenco, dove la dinamica Carmen Gianotti, assessore alle politiche sociali e volontariato, e il sindaco Giovanni Gianotti, domenica mattina hanno deciso di realizzare un video in paese nelle frazioni, coinvolgendo gli abitanti che da balconi, finestre e terrazze hanno rivolto il loro augurio per Pasqua. Obiettivo: far sentire le persone costrette a stare in casa meno sole e strappare loro un sorriso. Stiamo attraversando un momento davvero difficile e impegnativo. Ma mai come in questo periodo il messaggio della Pasqua può essere vivo in mezzo a noi. Tutti voglio dire che la speranza non ci abbandoni mai. Auguri a tutta la popolazione. A tutta la popolazione, a tutta la madre. A tutti gli anziani, a tutti i giovani, no? Giovani. E che finisca presto. Andrà tutto bene. Siamo tutti tranquilli e che andrà tutto bene. Forza, teniamo duro e ne usciremo sempre più forti. Forza Torre e forza Valmalenco. Ciao! Un caro saluto dai monti e buona Pasqua a tutti. Un bacione! Ciao! Torneremo sicuramente a vivere il nostro paese, le vie del nostro paese, a incontrarci e a fare tante cose belle tutti insieme, uniti più di prima. E forza Torre! Andrà tutto bene se stiamo a casa nostra. Tenete duro e restiamo a casa. Buona Pasqua a tutti! Tanti auguri di buona Pasqua! Ciao! Che sia una serena Pasqua per tutti, nonostante tutto! Auguri! State tutti bene! E non si esce di casa, mi raccomando, eh! Insieme ce la faremo! Forza Torre! Un pensiero va a tutte le persone che stanno vivendo questo momento in isolamento, in solitudine. Cerchiamo tutti di aiutarle, a volte abbastanza una telefonata per non farle sentire sole. Un abbraccio va anche a tutti quelli che hanno avuto un lutto in famiglia. Arriverà il momento di celebrare tutti insieme i nostri cari che ci hanno lasciato. Cerchiamo di tenere duro e di impegnarci ancora per qualche settimana.